Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo ancora una volta la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i nostri fratelli. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Grazie.
preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il suo popolo secondo la giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino i tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini
delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino. E quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, e aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Potremmo sintetizzare questa festa oggi con questa solennità, la solennità della manifestazione del Signore. Epifania appunto significa manifestazione, rivelazione di Dio, con questa espressione: la bellezza, e in modo particolare quando si rivela come bellezza di Dio, come verità di Dio, trova sempre la casa, trova sempre la strada di casa. Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Oggi l'Evangelista Matteo, ecco, la pagina del Vangelo ci fa contemplare il cammino di questi magi,
questi uomini che possiamo dire, al contrario di noi, che sappiamo la strada delle nostre chiese, delle nostre parrocchie, delle nostre comunità ecclesiali, non sapevano quale fosse la strada. Loro seguivano e intuivano la verità, la bellezza, inseguivano la luce di questa bellezza per altre strade. Ma poi questa strada trova, ecco, questo sentiero trova la via maestra, la strada maestra. Potremmo dire che il cammino di queste immagini inizia attraverso un'intuizione, una luce, quella che è chiamata la luce della stella. Erano uomini che provenivano dall'Oriente, dove si praticavano questi studi sulla cosmologia, sull'astrologia, studiavano le stelle, ma improvvisamente appare una luce diversa, una luce nuova, una luce mai vista prima, un'intuizione. È un po' quello che potremmo dire anche nella nostra esperienza, anche nell'innamoramento. Incontriamo tante persone, no? Quando si è giovani si fanno tanti incontri, ma quale si può dire l'amore vero? Quale si può dire la vera storia, quella storia che può cambiare la mia vita? Lo chiamiamo colpo di fulmine, ecco, una luce, un'intuizione. Per un attimo quella situazione, quella persona, quella storia, quelle circostanze si illuminano di qualcosa di particolare. E così possiamo dire è quello che accade anche ai magi. La stella, possiamo dire, è una luce che appare in un modo così lucente, attraente, diverso da tutte le altre luci, da mettere nel loro cuore un'inquietudine, un desiderio, una bellezza, quella di cercare e di mettersi in cammino. Sapete, anzi ricordate, nel capitolo della Genesi, al capitolo terzo, c'è qualcuno che, anziché guardare e camminare guardando il cielo come fanno i magi, cammina ed è, come dire, punito in questa situazione a camminare raso terra, camminando sul suo ventre. Vi ricordate chi è? È il serpente. Ecco, oggi vogliamo davvero chiedere al Signore di aiutarci a essere come i magi, uomini che camminano guardando il cielo, guardando le stelle. E non significa persone che guardano per aria, ma persone che camminano guardando e tenendo sempre fissa quella intuizione originale, quella bellezza che anche questa mattina ci ha svegliati e ci ha condotti alle prime ore di questa giornata a venire qui, ai piedi dell'altare, per adorare questo bambino. Un secondo punto, quello, ecco, del luogo per cui questi magi transitano, è Gerusalemme. I magi devono fare questo cammino, ma questo cammino ha anche un obiettivo: fare centro, fare bersaglio. Anche noi nella nostra vita camminiamo e seguiamo un'intuizione, ma vogliamo fare centro, vogliamo arrivare al bersaglio della nostra vita, cioè realizzarla, renderla una vita piena, davvero una vita che soddisfi il nostro cuore. Ed è quello che accade anche ai magi, no? E dove passano? Questa luce, seguendo questa luce, che non è la luce esclusivamente, diciamo, canonica, è una luce, un'intuizione, una bellezza. Ecco, però camminano seguendo le cose belle della vita, le cose davvero per cui, quei valori per cui davvero vale la vita, vale la pena di spendersi, no? Comunque questa intuizione bella, originale, li porta sulle strade di Dio, li porta nei luoghi in cui Dio costruisce una storia con gli uomini. Arrivano a Gerusalemme, dove Dio si è rivelato attraverso i profeti, e trovano le scritture, trovano una storia, un'esperienza precedente alla loro, e si fidano. Ecco, un altro insegnamento che abbiamo da prendere con noi da questi santi magi.
Noi tante volte seguiamo delle intuizioni, anche belle, però poi arriva il momento in cui ci dobbiamo anche fidare di chi ha più esperienza di noi, di chi inseguendo la bellezza è arrivata a riconoscerla in un volto, in un nome, in una storia, quella scritta tra un Dio e il popolo di Israele. E fanno anche i magi questa esperienza. E a questo punto la stella sembra quasi, questa luce sembra quasi affievolirsi. Ma poi dopo ricompare su questo cammino e la stella e l'esperienza che i magi hanno fatto di questa storia che passa anche attraverso esperienze anche negative come l'incontro con il re Erode, questa luce ricompare e dice l'Evangelista che al comparire, al vedere la stella, al rivedere la luce della stella, provarono una grandissima gioia. E un'altra intuizione, un altro consiglio che noi riceviamo da questa pagina del Vangelo. Tutto ciò che ci fa provare gioia è sintomo che la strada è giusta, che siamo sulla strada giusta. Anche i magi provarono una grandissima gioia. La stella, la luce, l'intuizione della bellezza, della verità, confrontata con l'esperienza, insieme, giungono e portano come due binari paralleli, conducono ad una verità, ad una capanna, ad una donna con un bambino, una madre e un bambino. E dinanzi a questo bambino avrebbero potuto dire: ma ci siamo sbagliati, non era questo quello che volevamo. E invece no, quella luce, quell'intuizione, quella gioia e la storia anche che si portavano fanno sì che questi magi possano avere occhi così trasparenti da riconoscere in quel bambino il re dei re. E l'ultimo indizio, che diventa anche l'ultimo consiglio per noi. Quando nasce un bambino, le mamme qui ne vedo diverse, sanno, quando nasce un bambino, le nonne, no? Preparano già quando si sa se il bambino sarà maschio o femmina, sanno già cosa preparare, qualcosa che serve al bambino, che ne so, dei vestitini, oppure quando si va a far visita a una mamma che ha appena partorito un bambino, si porta qualcosa che possa essere utile per il bambino, un giocattolo, o magari quando il bimbo cresce un libro, cioè qualcosa che il bambino possa utilizzare. Ma se noi ci facciamo caso, ma che cosa, a cosa serve l'oro? Ma un bambino può essere anche il re dei re, Dio. Ma a cosa serve l'incenso, profumo, che si dà per onorare un re? O la mirra, sapete che cos'è la mirra? È un unguento che veniva usato per ungere i cadaveri, i corpi, i morti, i corpi di coloro che erano morti. A cosa serve a un bambino che ha tutta una vita da vivere? Questi magi, ecco, e anche noi oggi vogliamo essere come i magi, comprendono una grande verità, che la loro vita, ecco, il loro essere ricchi, il loro oro, non valeva nulla rispetto al dono che stavano ricevendo, la vita di questo bambino nella loro esistenza. Tutto quello che loro da sempre avevano ricercato attraverso i libri, l'astrologia, dinanzi a questo bambino diventa nulla. E allora tutto possono perdere, quello che loro hanno, che può sembrare tantissimo, diventa poco, ma loro lo offrono. Ecco, quei doni sono se stessi, non sono dei doni che servono al bambino, ma sono se stessi, è quel poco che loro hanno che vogliono offrire, è la loro stessa vita. E allora offrono quella loro ricchezza che dinanzi a quel bambino è diventata una povertà, perché la vera ricchezza è quel bambino. L'incenso, il loro onore, le loro onorificenze, cosa sono rispetto a quel bambino che è il re dei re? E poi la mirra, ecco, la loro morte, quell'unguento, quella mirra rappresenta la loro morte, la loro vita. Cioè,
In quell'istante, in quel momento in cui loro donano la mirra, è come se stessero dicendo: Signore Gesù, fa che tutta la nostra vita, fino all'ultimo suo istante, possa essere indirizzata a te, donata a te, vissuta in te. Ecco, tutto vale la pena di perdere per acquistare te in dono. E allora, ecco, vogliamo fare anche noi oggi questo atto di fede come i magi. Offriamo a Lui tutte le nostre ricchezze, offriamo a Lui tutti i nostri titoli onorifici, quei titoli che segnano un po' le etichette delle nostre porte, professor, avvocato. Ecco, non servono a nulla questi titoli se riceviamo da Lui davvero il titolo di figli di Dio, amati, e offriamo a Lui anche tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, ispirati dalla luce del Natale, rivolgiamo la nostra supplica a Dio per i bisogni della Chiesa e del mondo intero, affinché nel meraviglioso mistero dell'Incarnazione tutti possano essere condotti ad una nuova e sfolgorante visione della gloria di Dio. Ripetiamo con fede: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Pastori, perché con coerenza di fede conducano il popolo santo di Dio ad adorare il Signore Gesù, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli uomini che ancora non conoscono la fede, perché il Signore si manifesti ai loro cuori, donando la gioia e la speranza del messaggio di salvezza del Vangelo, preghiamo. Per tutti i bambini del mondo, perché nessuno di loro venga abbandonato ed escluso, ma siano accolti e difesi da tutto ciò che mina la loro dignità di vita, preghiamo. Per le nostre comunità, perché la stella della fede e della speranza possa guidarci nel nostro cammino cristiano, rendendoci sensibili alle necessità dei nostri fratelli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutti i giovani in ricerca, perché intuendo la bellezza e la verità possano ritrovarla in Gesù, che è la verità, la luce del mondo, e possano scorgere in questa luce
il senso pieno della loro vita. Preghiamo. O Eterno Padre, con la manifestazione del Tuo Figlio, luce delle genti, hai disperso le tenebre. Accogli le preghiere che umilmente Ti rivolgiamo e guidaci attraverso le vicende della storia fino alla radiosa gioia del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli, sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, i doni della Tua Chiesa, che Ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, il Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, o Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi, in Cristo, luce del mondo, Tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Francesco, Chiara, Padre Pio, i Santi Magi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Perché la luce della verità e della bellezza non manchino mai nella nostra ricerca di Dio e possano giungere a farci riscoprire un Dio che non solo è creatore e che e Salvatore, ma soprattutto un Dio che è Padre. E allora rivolgiamoci a Lui con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Doniamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. Preghiamo. La tua luce, o Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. E diamo grazie a Dio. Buona Epifania a tutti.